È stato in ogni caso positivo il 30° rally adriatico per Riccardo Rigo, che sempre ben coadiuvato da Diana Darderi sulla Citroen DS3 N5 di Power Brother, ha concluso la gara marchigiana in 22esima posizione, ma anche secondo di classe N5 nazionale. Partito con la volontà di fare punti e continuare il trend positivo delle prime due gare di questo 2023, Rigo ha trovato sugli sterrati intorno ad Urbino, prima nella polvere e poi nel gran caldo, gli avversari più ostici, che l'hanno costretto sulla difensiva. La polvere fine ed in sospensione, che ristagnava nelle zone chiuse delle speciali, concedeva solo minima visibilità ed ha costretto il pilota trentino ad alzare il piede, poiché ogni minimo errore poteva risultare fatale, sebbene il suo distacco da Travaglia alla fine del primo giro sulle speciali fosse solo di 41,3 secondi. La fase peggiore però doveva ancora arrivare, poiché ripartendo dal bollente parco assistenza, Rigo era costretto a fermarsi lungo il percorso per un improvviso colpo di calore, che lo costringeva ad attendere il ripristino delle condizioni minime per poter guidare e salvaguardare sia l'efficienza fisica sia la partecipazione alla gara. Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo, anche se da quel momento i tempi sono costantemente aumentati in virtù di un passo gara non più belligerante ma di quasi relax per le condizioni fisiche del pilota ridotte al minimo. Aver concluso la gara marchigiana è stata una fatica estenuante ed il volto del pilota della Valsugana lasciava intravedere al traguardo di Urbino lo sforzo compiuto per raggiungerlo, condizione che comunque lo vedeva al secondo posto di classe, accusando poco più di 2 minuti di ritardo rispetto al più giovane e fresco Travaglia. La classifica del campionato italiano Rally Terra dopo il 30° Rally Adriatico vede Rigo al comando della Coppa 4WD con 34 punti, seguito da Travaglia con 25 e Negri con 23. Niente punti invece per il trofeo N5 Terra, poiché l'Adriatico non era gara inserita a calendario, che riprenderà a metà settembre con Rally del Vermentino in Sardegna, gara dalla doppia validità essendo anche quarto round dell'italiano Terra. Ma sentiamo dalla voce di Riccardo Rigo le sue impressioni sulla 30esima edizione del Rally Adriatico. Sapevo che questo Adriatico non sarebbe stato assolutamente facile, anzi molto duro, riuscire a contrastare il veloce Ronne Travaglia, che oramai ha già dato conferma in ogni sua partecipazione del suo valore. Non immaginavo di dover fare i conti con le temperature alle quali siamo stati costretti a correre. E purtroppo la differenza di preparazione fisica e sicuramente anche di età non mi ha dato la possibilità di combattere con Aronne, al quale comunque faccio i miei più grandi complimenti perché è riuscito a rimanere sul pezzo facendo degli ottimi tempi nonostante la temperatura molto critica. D'altro canto mi ritengo soddisfatto perché quando avevo percepito all'inizio del terzo giro che avrei potuto raggiungere e recuperare la seconda posizione, ho dato il meglio di me stesso e sono riuscito a raggiungere l'obiettivo. Quindi, nonostante diciamo le disavventure fisiche che ho avuto in questo weekend di gara, alla fine ne sono uscito personalmente soddisfatto.